Signori, durante i miei viaggi in lungo e in largo per le vastissime lande del Crogiolo, ho visitato destinazioni alla ricerca di articoli che a volte mi hanno rubato il cuore e altre mi hanno lasciato profondamente perplesso. Per ogni città, villaggio o roccaforte dove mi sono recato, una tappa è sempre stata fissa, l'Emporio, ed è lì che grandi tesori si celano, in attesa di essere scoperti e mostrati, portando a conoscenza di quante più persone possibili la loro esistenza. In questo viaggio, visitando il villaggio dell'entroterra infinito, mi sono recato personalmente al mercato, dove mi è stato suggerito un prodotto che sono certo stuzzicherà l'interesse di ogni appassionato del TCG di One Piece. Bentornati quindi in un nuovo appuntamento dell'Emporio sul Crogiolo, in questo episodio il mercante consiglia Kingdom of Intrigue Double Pack Primo Set. Il prodotto si presenterà con una confezione a doppio strato, dove frontalmente su quella esterna ci sarà unicamente l'immagine di Trafalgar Law e Luffy intenti a combattere, il titolo dell'articolo sulla parte alta e le informazioni del caso, la lista del contenuto e tutti i riferimenti legali descritti sulla parte dorsale. Mentre direttamente stampati a vista sulla scatola principale ci saranno le raffigurazioni delle versioni alternative delle carte di Crocodile sul lato destro e di Doflamingo su quello sinistro. Una volta estratta la confezione dall'involucro di cartone, le uniche differenze saranno la presenza del titolo sull'apertura, che si troverà frontalmente invece che nella parte superiore, e le figure di Rebecca a costo 1 e Vivi Secret al posto delle info generiche. All'interno del Double Pack troverete, oltre ad una struttura rigida per mantenere fermo il contenuto, due Booster Pack dal quarto set di One Piece ed uno Special Don Car Pack, dal quale sarà possibile ottenere uno dei due Don alternativi disponibili, che vedranno due scene iconiche del manga, come la dichiarazione di affetto di Rosinante allo ancora bambino e la fine del primo combattimento tra Crocodile e Luffy tra le sabbie di Alabasta. All'interno delle due bustine in più ho trovato proprio la SR del sabbioso che è stata aggiunta alla raccolta andando a completare l'intero set in versione regolare, mentre per il primo pacchetto il pool è stato come nella maggior parte dei casi scarso. Non è finita qui però perché da voci di corridoio si diceva che dentro questo articolo fossero presenti due bustine che al loro interno avessero almeno una super rara o superiore garantita e quindi, incuriosito, ne ho acquistati altri due. E devo dire che il secondo ha rispecchiato le aspettative. Infatti, dopo il primo booster dove ho trovato il solito duetto di rare, nel secondo ho pescato un Kaido a costo 10 blu. E allora sulle ali dell'entusiasmo mi sono detto: Vuoi vedere che è vero? Quindi aprendo anche gli ultimi due pack rimasti? Niente, ho trovato 4 rare, sfatando una volta per tutte attraverso la pratica, la credenza che dentro il pack set fosse presente un pool sicuro. Ma nonostante ciò resta comunque un articolo davvero molto interessante, anche per chi come me ama avere una diversità di donna a propria a disposizione da utilizzare durante un match. Prima di concludere volevo ringraziare Loop Game per aver messo a disposizione questo prodotto. Potrete reperirlo contattando il negozio attraverso i contatti che come sempre vi lascerò in descrizione. Bene, è arrivato il momento di iniziare un nuovo viaggio verso mete più o meno distanti dove gli empori del luogo riserveranno per me e per voi i loro tesori nascosti. Ci vedremo in un prossimo appuntamento di questa rubrica, non appena sarò tornato dal mio girovagare. A presto!